Piero. Mamma mia, no! È impazzito, è una trottola. Ciao ragazzi, qua ZW, bentornati sul mio canale. Siamo al campo della S di Laglio per una challenge pazzesca. Perché in primis lo potete vedere qua alla mia destra, dopo non so quanto tempo. Tanto tempo. Odu is back. Come stai, fra? A posto, fratello. Ha spaccato tutto in eccellenza, ha fatto triplette, ha fatto salvare la squadra. Odu è in forma. Già prima ci ha fatto allenare, quindi sì. È bello in forma. Poi abbiamo Andre, giocatore della Play to Give, che però non gioca in terza categoria. No. Lo dobbiamo provare a convincere. Provate nei commenti, Andre viene in terza categoria. Perché lui è forte, ma gioca in prima categoria. Però in Play to Give ci sei quando andiamo a fare gli eventi. Esatto, ci dà una mano. E poi, ragazzi, abbiamo anche Michelangelo. Lui è un portiere, portiere di seconda categoria. Però oggi, per questa sfida che adesso andiamo a far vedere, giocherai come giocatore di movimento. Ci proviamo. Però state collegati e iscrivetevi al canale, perché ci saranno delle sfide assurde dove lo vedrete anche protagonista nelle vesti da portiere. Come funziona questa challenge? Come potete vedere, ragazzi, siamo nel cerchio di centrocampo e ci sono quattro porte. Noi siamo in quattro. Cosa vuol dire? Ognuno di noi, ragazzi, avrà la propria porta e 5 vite. Tutti contro tutti, l'ultimo che rimane in vita, ovviamente come si fa a rimanere in vita? Non prendendo gol, ogni volta che subisci un gol perdi una vita. L'ultimo che rimane in vita vince il premio. Quanto è il premio? 100 euro. Beh, possiamo provare? Carichi. Quindi vabbè, scegliamo la porta. Io mi prendo Io prendo questa. E prima però di iniziare la vera sfida dei 100 tiri, ho un messaggio per voi. Per tutti gli appassionati al mondo della tecnologia o quelle persone che stanno cercando una svolta lavorativa. Quindi ragazzi, ascoltate bene. Oggi voglio parlarvi di Aulab Academy, un corso online che potete seguire direttamente da casa, della durata di 3 mesi, in cui potete imparare tantissime cose. Per esempio, potete imparare a scrivere codici e diventare sviluppatori web, un lavoro super richiesto dalle aziende in questo momento. Date un'occhiata a LinkedIn per vedere quante offerte di lavoro ci sono. Potete iniziare il corso anche se partite da zero, in quanto non sono richieste competenze informatiche pregresse. I docenti ed i tutor saranno sempre a vostra disposizione all'interno dell'aula virtuale. Dopo il corso viene offerto agli studenti un servizio di accompagnamento al lavoro per entrare in contatto con centinaia di aziende alla ricerca di sviluppatori web. Pensate che il 95% degli studenti trova lavoro entro 6 mesi dalla fine del corso. Inoltre, cosa importantissima, se non avete più di 30 anni e non riuscite a trovare lavoro entro 6 mesi dalla fine del corso, Aulab vi rimborserà tutto il corso. Quindi andate nel link in descrizione per tutte le informazioni e c'è anche un codice sconto riservato a voi. Allora ragazzi, ci siamo, 5 vite a testa. Ragazzi, potete dribblare, potete stare in porta, potete tirare dalla porta, andare di là e tirarla di là. Allearvi! Però allearvi soltanto se vi alleate con me. Andre, mi serve che la rimetti dentro. Mi stavo presentando così. Non ci credo. Ah, vai di là. No! Palo interno. No! Mamma mia! No! Eccolo, l'assist per Odu. Quindi Miki a 4. No! Oh! Va bene, va bene. Che gol. Va benissimo. Sto, ci sono. No, no, Odu, ma non fa lo schema. Eccomi. Ma io te la volevo passare, Odu, mi fai gol. Scusami, Miki. Era un 3 contro 1. Lo so, era un 3 contro 1, ma volevo toglierti un punto. Ecco. No! No! Mi sono avventurato troppo. No! Ragazzi, dobbiamo togliere qualche punto Odu, però, perché è a 5 e fa gol come vuole. Quindi dobbiamo togliere qualche punto Odu. Oh, caralho. L'alleanza! L'alleanza! Sì. No, io 3, che palle! Ma tutti e 3 contro di me! Non ci credo! Vai, va bene! Guarda lì! Oh! Vabbè, raga! È illegale, Odu, è tornato così! No, ho fatto! Eccolo! Eh sì, quando uno si avventura troppo devi stare attento. 3, 3, 3, 4. Ho due sempre più uno. Lo sapevo che volevi tirare.
No, ha fatto la finta che tirava di là, ha fatto. No! Mamma mia, oh no! Vai! No! No, tu! Siamo attenti, ragazzi! Ho uno che attacca! No! Bravo! Vai alto! Comincia tu! Non ci credo! No! Io le provo queste cose! No! Col brivido! No, raga! No! Vabbè, non ci credo! No! È troppo veloce! Prendila! Bravo Andre, dai! Allora ragazzi, ricapitoliamo un attimo, un momento di pausa perché comunque siamo sotto il sole. Punteggio, allora io sono a 2. Madonna, cioè, lo sapevo che tanto sarei il primo a essere lì. Io a 4, perché sto attento. Capito? Mi sgrida, è tornato a sgridarmi oggi. È giusto ragazzi, impariamo da Odo. Voi siete a 3? A 3 tutte e due. Sì. Oh raga, primo parere. Tosta, fa caldissimo. Sì. Odo. Poi con Odo. Io non so che ho fatto campionato. Tosta. Però si vede Odo. Già, altra categoria. Miki invece? Dai, serve concentrazione. Questo gioco qua infatti bisogna sempre stare sul pezzo. Ti stanca non soltanto fisicamente ma anche mentalmente, perché tu devi stare sempre attento. Poi ogni tanto si creano delle alleanze. Sì, a caso. Ogni tanto random. Poi finiscono lì, capito? Quindi devi stare anche attento, che magari una volta tu aspetti che salga il compagno per l'alleanza, però lui dice faccio finta di salire e poi lo imbuco. Quindi non si capisce nulla, dobbiamo stare sempre attenti. Vediamo come va, ragazzi. Vediamo. Guarda. Oh! No! Miki, tu sei quello più soggetto ai pallonetti, eh? Occhio! Occhio! Quando c'ho palla tutti dietro! Non lo so! Sapevo! Anto, hai lasciato la porta! Eccolo! Almeno sono a 2 insieme a qualcuno! Miki 2, io 2, 4 e 3. No, attenzione! Lo sapevo! Mi hai fatto il movimento, ho detto ora va di là. A uno! Ultima vita! Va bene, me la devo sfruttare bene. Oh caralho! Eccola l'alleanza! Non ci credo! Eccola l'alleanza! Non ci credo, ragazzi! No! Cosa è successo? Va Hanno bene. Provato a fregarti. Voglio tenere una vita, cioè. Porca! No! Ho provato la magia! Mamma! No! Eccolo! Miki, mi fai compagnia! Tosta, eh! È dura per gli avanti, eh! Ma cosa ho fatto, pensi? Su! Ehi! Non ci credo! Per l'azione di prima, non dai! Mi ha salvato! Dove era passata Odu? Quasi ragazzi, sono partito Ok, qua. No, vai. Ma è un po' da lui che ne ha 3. Io ho 2, È impazzito, è una trottola. Madonna raga. 4-1-1. Bravo Odu. Tutti a 1? Tutti a 1. Aia raga. Odu. Eccolo! L'alleanza! 1-1-1. Odu, devi scegliere la tua vittima. Perché hai scelto me? No, scegli me. Bravo, Andre! Ancora! Ragazzi, l'alleanza! Mamma. No! Che cattiveria! Non sempre amici da questa, Basta. Questa è una cattiveria gratuita, Andre. A caso, va bene. Non bisogna mai fidarsi di nessuno. Vai, ma manco dei migliori amici. Oh, tuo amico ha venduto la partita. Sì. No. Alto. No. Dopo quell'infamata, la sentite la tensione? Sì, è palpabile. Oddio! Odu però! No! Non ci credo! No! Cosa hai fatto? Che cosa, ragazzi? A quanto sei, Odu? A 2? Sì. 2-1-1.
Non te lo faccio fare facile. Oh, l'accelerata! Se la giocano così, 2-1. Ragazzi, allora, finale ZV contro Odu. Odu a due punti, io ne ho uno. Già sarà difficile, però voglio sapere cos'è successo qua. Qua ci sono amicizie che si spezzano. Basta, non siamo più amici dopo questa, basta. Ho visto il barco e ci ho provato. Ragazzi, com'è stata questa sfida? Tosta? Bella, però tosta, tosta. Sì, sì, poi con Odu. Sì, bella, è bellissima. Odu punta chiunque. Odu non gliene frega. Togliere la palla è impossibile quasi. Ah, ma certo, era lì a centrocampo, si scartava da solo, girava, non sapeva dove andare a far gol. Grande gol che l'hai fatto tu comunque. Gran gol hai fatto. Grande gol, pallonetto. Cucchiaietto così. Dopo aver provato due volte la terza. È vero, io l'ho detto che prima o poi sarebbe uscito un cucchiaio. Però pensavo a te, Miki. Ci sta. Per la finale. Vabbè, finale tosta. È tosta, sì. Ragazzi. Poi tra l'altro lui ha anche a due. Però Odu, che vinca il migliore. Del resto era un po' che non venivi sul canale. Ragazzi, la rimettete voi in mezzo? Vai. Oh! No, si è rimasto così come un pollo. Oh. Facile così a fare gol, no ragazzi? No. Ma guarda lì. Gli ho fatto un fallo da rigore, giusto il gol? È giusto ragazzi. Ma non è stato facile, eh? Allora certo gli ho tirato un calcio, però Odu ha resistito. Vabbè ragazzi, si sapeva, dai. Sì, era già scritto. Complimenti, bro. Sì, bro. Torni sul canale con una bella vittoria. Grazie, raga. Bravi tutti, raga. Grande. Sotto questo sole non è facile. Iscrivetevi al canale, rimanete collegati. Trovate i profili Instagram di tutti questi ragazzi. Seguiteli e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, raga. Ciao, raga.